per fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Il Main Mask è uno spazio polivalente. Spazio polivalente perché? Perché all'interno del Main Mask i vari incontri partono dall'arte tutta, dunque la musica, la pittura, la scultura, quella l'arte visiva, quella i video. Non siamo una galleria perché non ci interessa, siamo una fucina. Una fucina, ecco perché è polivalente, perché qui entrano tutte le figure artistiche. Vogliamo fare in modo che le persone all'interno di questo spazio, di questa associazione, si incontri per poter discutere di quello che succede non solo nell'ambito artistico, ma anche del sociale, dove le persone hanno bisogno di comunicare i loro stati d'animo, dare spazio alle persone che non hanno possibilità di averlo, per appunto crescere assieme. Noi abbiamo, prima di tutto, abbiamo inaugurato lo spazio con una mostra pittorica. Poi abbiamo un programma elastico dove si decide, si fanno le mostre, si fanno gli incontri musicali, si fanno le presentazioni dei libri, si fanno i workshop. Poi nel frattempo è nato questo incontro con la Brigata Stirner, che non è altro che un gruppo di persone che si occupa di musica elettronica d'avanguardia. All'interno c'è la figura di Arnaldo Pontis, Roberto Belli, che fanno parte del gruppo Macchina Amniotica, e abbiamo pensato di creare un micro festival musicale, ma non solo musicale, perché all'interno, alla fine, non si tratta solo di musica, si fanno appunto delle vere e proprie performance, dove ci sono figure che musicisti, videomaker, pittori stessi, l'attore stesso, la danzatrice. Da questo progetto ne è nato un altro. Abbiamo unito Brigata Stirner, Macchina Amniotica a Main Mask, è nato il Main Mask Collective. Il Main Mask Collective è un'altra associazione all'interno dell'associazione creata per fare in modo che si affini proprio il discorso dell'incontro, dove magari arriva il batterista rock che si inserisce in una performance, oppure arriva la danzatrice che fa classico e lì vediamo cosa salta fuori. All'interno non c'è adeguarsi, non c'è volersi, no, io mi devo adeguare al tuo stile, no, ognuno ha proprio il proprio stile e in qualche maniera noi dobbiamo fare in modo che si incassi l'uno con l'altro. È come parlare delle varie etnie. Questa è l'arte vera, riuscire a unire le varie culture. Noi prediligiamo le persone che creano autoproduzione, cioè quella dove vieni, metti in gioco, ti metti in gioco. La risposta è, per adesso, io con i soci abbiamo sempre detto che è ottima. La gente sta rispondendo e vuol dire che ha voglia di spazi come il nostro, ha voglia perché ce lo dico, non solo gli artisti stessi, non solo gli addetti ai lavori, è diventata come una sorta di casa dove accogli le persone, ecco perché la risposta è buona, perché poi i risultati ce li abbiamo dal momento che si crea, si va avanti, non siamo fermi. Cambia dal momento che le persone veramente si guardano allo specchio e si mettono in discussione prima di mettere in discussione gli altri. Prendersi la propria responsabilità e dire: ma come possiamo cambiare questo mondo, che sia l'Italia, che sia allargarsi a altri orizzonti? Guardandoti allo specchio e guardando dentro te stesso, se no non cambi niente. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.